Buon pomeriggio, edizione flash del TG6 delle 14 per lasciare spazio a Diretta Stadio per seguire la partita fra Pescara e Virtus Entella. Iniziamo dalla politica, andiamo a vedere la giornata abruzzese del vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, che questa mattina all'Aquila è stato a colloquio con il presidente della giunta regionale Marsilio. Sul tavolo il dossier delle grandi opere e poi la discussione con l'Europa per le reti TNT. Morelli visiterà anche i cantieri della ricostruzione, poi sarà nel pomeriggio a Gamberale per il cantiere che riguarda il completamento della Fondo Valle Sangro. Vediamo intanto il servizio. Infrastrutture al centro dell'incontro tra il governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio e il vice ministro al MIT Alessandro Morelli. Il presidente della regione ha consegnato al vice ministro un dossier che racchiude le progettualità più importanti al centro del confronto tra regione e governo, reti viarie e ferroviarie, ma anche porti ed aeroporto. Marsilio ha anche chiesto al vice ministro di garantire l'impegno del governo italiano nei confronti della Commissione europea sul negoziato che riguarda i corridoi europei della mobilità, le famose reti TNT, per sostenere la richiesta formulata dalla Regione Abruzzo per ottenere il riconoscimento del porto di Ortona nella rete core del corridoio mediterraneo Tirreno-Adriatico e del prolungamento dei corridoi lungo l'asse adriatico. E dobbiamo far entrare pienamente l'Abruzzo in questa partita. Il Vice Ministro si è ascoltato con molta attenzione le questioni che gli sono state sottoposte, garantendo pieno impegno per rimettere l'Abruzzo al centro delle politiche dei trasporti e delle connessioni. Su questo e su altri temi abbiamo trovato l'interesse, la sensibilità e l'attenzione del Vice Ministro e siamo certi che onorerà questi impegni oggi assunti con la nostra Regione. E continuiamo a parlare di infrastrutture, ci concentriamo sui porti e in particolare su quello di Ortona, ma non solo, perché alcuni operatori portuali, soprattutto numerose grandi aziende che sfruttano il porto di Ortona per il traffico merci, hanno scritto una lettera aperta ai parlamentari abruzzesi perché nella bozza del piano governativo per l'utilizzo dei fondi del recovery, fondi che arrivano dall'Europa, non ci sarebbero risorse proprio per l'adeguamento dei porti. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. Operatori portuali di Ortona ed imprese che utilizzano lo scalo merci lanciano un grido d'allarme rispetto alla mancanza di fondi per la portualità abruzzese all'interno della bozza governativa per sfruttare i fondi del Next Generation EU. Senza investimenti nelle infrastrutture e nella manutenzione dei porti di Ortona, Pescara e Vasto, dicono e scrivono operatori ed aziende in una lettera indirizzata ai parlamentari abruzzesi, non ci sarà futuro per gli scali che rischiano di vedere svanire commesse importanti nonostante la posizione strategica al centro del corridoio Tirreno-Adriatico, come spiega il responsabile del Molino Casillo, tra le aziende più importanti nella produzione di grano. Il Molino Casillo opera già da qualche anno col porto di Ortona, però per poter competere con il mercato e tutto il resto abbiamo necessità di migliorare sia il dragaggio del porto e completare alcune infrastrutture quali le banchine. Così anche le ZES, le zone economiche speciali, rischiano di essere un fallimento. Le imprese abruzzesi, scrivono i firmatari della lettera aperta, in assenza di porti funzionali saranno costrette a scegliere altre destinazioni distanti con aggravio di costi e perdita di competitività. Le ZES, zone economiche speciali, cosa dicono? Dicono che per le aziende che vengono a introdursi, a mettersi in queste zone qua, hanno delle agevolazioni, ma se non possono entrare al porto, se le ZES, la ZES è collegata al porto, il porto è la ZES, se non possono entrare, non ci sono i pescaggi, non ci sono banchine adeguate, chi è che viene? Non viene nessuno, le ZES sarà un fallimento per me, secondo me. E ancora una notizia che riguarda i porti. Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha espresso l'intesa alla nomina dell'ingegner Matteo Africano a presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale su proposta del ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, sulla quale anche la regione Marche ha dato il suo assenso. Con l'intesa della regione Abruzzo si completa il quadro istituzionale che consente ora al ministero delle infrastrutture
infrastrutture e delle mobilità sostenibili di procedere alla nomina che giunge dopo diversi mesi di prorogazio, restituendo all'autorità portuale la piena operatività. All'ingegnere africano Marsilio ha formulato gli auguri di buon lavoro, di proficua collaborazione. E proseguiamo adesso voltando pagina, torniamo a parlare della campagna vaccinale. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, ha presentato un'interpellanza rivolta all'assessorato alla sanità, ma a tutta la giunta, per chiedere chiarimenti rispetto ai presunti ritardi della campagna vaccinale per quanto riguarda i soggetti fragili. Ascoltiamo Paolucci. Un'interpellanza molto importante perché dati desumibili al 25 di aprile, fonte Fondazione Gimbe vede la nostra regione tra gli ultimi posti per quanto riguarda gli ultraottantenni e le categorie fragili. Ancora 40.000 ultraottantenni da vaccinare rispetto a una popolazione di 117.000. La metà della popolazione tra 70 e 79 anni è ancora in attesa. File chilometriche in alcuni luoghi, per esempio al Palacus di Chieti, e soprattutto una regione che non programma in modo efficace e soprattutto non controlla. Perché in tutto questo abbiamo potuto rilevare da questi dati che c'è nella categoria altro un numero significativo di vaccinazioni che sono avvenute in Regione Abruzzo. Ecco perché vogliamo vederci chiaro, sottolineare che con questi dati ci posizioniamo proprio tra le categorie più fragili e quindi quelle che potrebbero essere colpite di più dal virus, tra gli ultimi posti in Italia, e vogliamo chiedere risposte al governo regionale di come intende mettere rimedio a questa situazione, come intende programmare in modo più efficace e come intende controllare che non ci siano i cosiddetti saltafila. Proseguiamo, ci spostiamo a Teramo, dove il Comune, in collaborazione con quello di Ascoli Piceno, ha lanciato un progetto, Space Market si chiama, un'iniziativa che mira a trasformare il vecchio e degradato mercato coperto di Piazza Verdi in un incubatore culturale gestito da manager e creativi under 35. Si parte subito con un concorso di idee. Vediamo di più nel servizio di Tania Bonnici Castelli. La riqualificazione del vecchio e degradato mercato coperto di Teramo nella centrale storica Piazza Verdi è stato il sogno infranto di generazioni di teramani. Oggi il Comune di Teramo affronta il problema in un'ottica moderna e decide di trasformare quella bruttura inqualificabile in un mercato culturale urbano. Lo fa attraverso il progetto Space Market, che punta a coinvolgere i giovani per arrivare alla creazione, all'interno della struttura di Piazza Verdi, di un incubatore gestito da manager e creativi under 35. Saranno le loro idee a ridisegnare e valorizzare con forme di arte e cultura questo angolo della città degradato. La fase di avvio del progetto è il contest Immagina e racconta per Teramo, un concorso di idee appunto che scadrà il prossimo 10 maggio. L'iniziativa è cofinanziata dall'ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è promossa dal Comune di Teramo e dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con alcune associazioni culturali. Abbiamo pubblicato già nella giornata di ieri e resterà pubblico fino all'11 di maggio questo avviso per la selezione di 5 manager culturali, e questo è il passaggio successivo che porta avanti un percorso di riqualificazione dei due spazi della macelleria, l'ex macelleria e l'ex pescheria del mercato coperto, una valorizzazione, un recupero di quegli spazi in un'ottica culturale. Quegli spazi diventeranno un hub, questi 5 manager che andiamo a selezionare avranno proprio il compito di riprogrammare la riqualificazione di quei due spazi, che poi diventeranno centro nevralgico per una programmazione più ampia che si estenderà su tutto il tessuto cittadino e che avrà il compito quindi di andare a definire quelle che saranno le iniziative culturali del prossimo futuro da rilanciare, partendo dagli occhi di una giovane generazione, quella fino ai 35 anni, che ha il compito oggi non solo di sognare ma di andare a realizzare quelle che sono le prospettive future in ambito culturale della nostra Teramo. Come farete a coinvolgere questa nuova generazione?
Abbiamo già avviato dei percorsi attraverso dei contest, una partecipazione attraverso gli strumenti digitali che oggi sono in gran parte utilizzati da questa generazione, per far sì che insieme possano già lanciare delle idee su quelle che possono essere le funzioni da destinare a quei luoghi. Abbiamo già delle ottime risposte, degli ottimi risultati, degli ottimi contributi da diversi giovani del territorio, non solo, evidentemente è il primo passo verso un percorso più lungo che vedrà coinvolta l'amministrazione comunale e tutti i partner del progetto Space per i prossimi 3 anni. Adesso il calcio a 5, domani sera alle 20 al Pala Rigopiano di Pescara si disputa il recupero di campionato tra l'Acque Sapone Unigros e Pesaro, che ha appena conquistato la Coppa Italia. La squadra di Scarpitti cercherà una vittoria per riscattare l'amarezza di Coppa e agganciare in vetta i marchigiani, che sono avanti 3 lunghezze. Nel servizio andiamo a ripercorrere l'ultimo weekend del futsal con Sergio Zappalorto. Coppa Italia. Dopo il Pescara, altro amaro, tanto, troppo in bocca. Eliminate in semifinale, le nostre Acque Sapone Unigros, sia pure ai rigori contro l'Eboli, poi battuto in finale dal Pesaro, e al femminile Montesilvano dal Falconara. Consola in rosa, ma in campionato, dopo il 7-2 a Firenze, la promozione nella massima serie del Francavilla, a cui vanno i nostri complimenti e un in bocca al lupo per la Coppa Italia che partirà contro la Best Sport Roma venerdì 30. E a proposito di campionato, in A2 la Tombesi Ortona chiude in bellezza conquistando la terza piazza, che permette ai gialloverdi di giocare la prima dei playoff in gara secca in casa contro il Cus Molise Campobasso l'8 maggio prossimo. In B, ennesimo successo della Demma San Michele, nonostante le tante assenze di lusso, nei playoff se la vedrà con l'Itria. Andiamo avanti, adesso il volley. Mastica Amaro Labba Pineto, che perde gara 1 a Motta di Livenza in 4 set sprecando occasioni importanti. Domenica tra le mura amiche c'è l'obbligo di vittoria per il sestetto di Rosichini per trascinare la serie verso la bella. Vediamo. Solo 2 abruzzesi in campo nell'ultimo weekend. Labba Pineto in A3 in gara 1 dei quarti di finale perde 3-1 e una grandissima occasione di giocarsi il passaggio alle semifinali al Pala Santa Maria, dove incontrerà in gara 2 quel Motta di Livenza forte sì, ma non insuperabile. Testimonianza sono i parziali regalati in riferimento al secondo e al quarto set, dopo aver sofferto soprattutto sul fronte delle battute. Massacranti quelle venete, poco efficaci e sbagliate nel momento sbagliato quelle pinetesi. Domenica 2 maggio la rivincita, dove non sono ammessi errori. Labba può farcela oltre il valore dei trevigiani, trascinati da gamba, davvero è il caso di dire in gamba. In B1 femminile il recupero tra Connetti.it Chieti e Cisterna è finito 0-3. Pur lottando strenuamente nelle prime 2 frazioni, il sestetto di Nibbio cede e poi crolla nell'inutile 3ª frazione. Per sperare nel passaggio alla seconda fase, infatti, le neroverdi avrebbero dovuto vincere 3-0 o 3-1. È tutto, prossimo appuntamento alle 19, linea che torna a Diretta Stadio.